amici di HD Blog, quest'anno Meizu ha sfornato un dispositivo dietro l'altro, ma non è ancora finita perché ho provato l'ultimo membro della serie M3, ovvero il phablet, il dispositivo da 6 pollici chiamato M3 Max. E innanzitutto dal punto di vista della costruzione è davvero molto simile ai suoi fratelli minori, perché è inequivocabile davvero la stampa e l'impronta di Meizu, perché nella parte posteriore troviamo sempre questa back cover in alluminio, un corpo unibody che dà davvero la sensazione di avere a che fare con un prodotto davvero ben costruito e con ottimi materiali dal punto di vista qualitativo. Questa colorazione white che accompagna sempre quella silver, con il tasto M-Back, che è un tasto smart perché ci consente con un tocco di tornare indietro, quindi funge da tasto indietro, mentre con una pressione di tornare alla home. Su questo M3 Max però non ho trovato la possibilità di bloccare lo schermo tenendolo premuto per qualche secondo in più. All'interno è integrato come di consueto il sensore di impronte digitali, che funziona davvero molto bene, registra fino a 5 impronte e diciamo sblocca 9 volte su 10 al primo colpo. Devo dire la verità, questi 6 pollici per me sono davvero tanti, sia per la grandezza della mia mano che per la comodità e per la maneggevolezza. Innanzitutto il mio pollice non arriva neanche a metà schermo, per cui devo utilizzarlo necessariamente con due mani. Inoltre anche la back cover è scivolosa, quindi estraendolo dalla borsa mi è capitato più volte di vederlo quasi a terra. E poi francamente non vedo l'utilità di un display da 6 pollici senza pennino e senza quelle gesture che sono necessarie per l'utilizzo, per agevolare l'utilizzo quando ci sono queste dimensioni importanti. Questo display da 6 pollici, nonostante questa grande diagonale di schermo, ha davvero una buona resa. Abbiamo una buona luminosità, dei colori davvero molto ben calibrati che rimangono comunque vividi, e abbiamo anche la possibilità di regolare la temperatura del colore dalle impostazioni o di attivare il filtro per non affaticare gli occhi. Un display che soddisfa sotto tutti i punti di vista e anche sotto la luce diretta del sole. Dal punto di vista della connettività c'è il GPS, che funziona abbastanza bene ed è abbastanza veloce da agganciare il satellite, il Bluetooth, il Wi-Fi ovviamente, però come vi ho già detto nell'introduzione manca la banda ad 800 MHz e l'NFC. Il carrellino poi è un 3-in-1 perché può ospitare sia una SIM e una micro SD, molto comodo da questo punto di vista per l'espansione della memoria, oppure può ospitare le due SIM. Ovviamente abbiamo un dual standby, per cui dalle impostazioni dovremo poi scegliere quale settare di volta in volta, oppure impostare come predefinita quella per chiamare e quella per la rete dati. Dal punto di vista della ricezione nessun problema, il terminale prende, non ci sono buchi improvvisi, ho anche riscontrato un cambio abbastanza veloce di cella, e anche l'audio, come da sempre Meizu ci abitua, anche su questo M3 Max è davvero buono, sia in capsula che in viva voce. Per conoscere il credito residuo, il consumo delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Per proseguire sul 133, digita 2. Lato software abbiamo ovviamente sempre la Flyme, la classica interfaccia Meizu accompagnata da Android 6.0, però su questo M3 Max ci sono stati dei bug, dei fastidiosi aspetti che non me l'hanno fatto godere appieno rispetto ad altri Meizu provati. Vi dico subito quali sono. Innanzitutto c'è un fastidiosissimo bug dell'orario, perché quando andiamo ad agganciare e vedete la rete Wi-Fi, automaticamente riparte e rimette il fuso orario cinese. Non c'è modo di aggirare questo bug nemmeno mettendo date e ora manuale, niente. Ogni volta che andiamo a agganciare la rete Wi-Fi va automaticamente in fuso orario cinese, e questo è un gran problema perché poi sballa automaticamente l'orario delle chiamate, l'accesso su WhatsApp, per cui non vedevo l'ora di togliere la SIM da questo M3 Max, cosa che mi succede davvero molto raramente. E poi l'altro riguarda la tastiera, che come sappiamo è la tastiera touchpad su questi Meizu di sistema, però purtroppo anche qui quando andavo a scrivere a volte capitava che la tastiera non compariva, non c'era modo di farla comparire, quindi ho dovuto scaricare una tastiera alternativa per sopperire a quest'altro bug. Poi un altro appunto che devo fare a questo software è che, a differenza degli altri firmware che comunque cinesi bastava installare il pacchetto delle applicazioni, nonostante io lo abbia installato da Hot Apps, un pacchetto che comprendeva appunto tutti i servizi Google, mi dava continuamente errore Play Services. Ho reinstallato praticamente manualmente con gli APK i servizi e i pacchetti Google, però appunto questo è un problema circoscritto al firmware cinese, non certo a quelli che trovate nei negozi che hanno firmware internazionale.
Dal punto di vista delle prestazioni, invece, i 3 GB di RAM, i 32 GB di memoria interna e il processore Helio P10 Octa-Core lo rendono un giusto compromesso, una giusta combinazione per ottenere delle prestazioni piacevoli ed equilibrate. Nell'utilizzo quotidiano si comporta bene, non abbiamo dei grandi impuntamenti nell'utilizzo delle applicazioni più frequenti come WhatsApp, Facebook o ad esempio Instagram, e anche il browser web di sistema va piuttosto bene, non mi ha fatto rimpiangere Chrome che non ho nemmeno installato. In linea di massima la navigazione è fluida, però raramente c'è qualche micro lag e impuntamento, ma nulla che compromette la navigazione piacevole. Purtroppo non supera la prova gaming perché Asphalt 8 gira a scatti e ha un frame rate basso. Parliamo adesso di fotocamera. La fotocamera posteriore da 13 megapixel con sensore Sony apertura f2.2 ha la classica interfaccia Meizu con la possibilità di entrare nella modalità di scatto oppure settarla in automatico oppure di scattare e elevare le risoluzioni o ancora di scattare live con degli effetti. Ha un autofocus davvero molto rapido, anche rapida la velocità di scatto, e le foto mi sono sembrate dal punto di vista qualitativo buone, sia le macro che anche le foto con porzione di scatto più ampia. Hanno degli ottimi colori e sono anche dettagliate, non si verifica quella perdita di dettagli ad esempio ai bordi. Però purtroppo queste foto che di giorno mi hanno soddisfatta, per contro ho trovato le foto di sera che in linea di massima non mi soddisfano né col flash né senza flash, perché le foto scattate col flash sono praticamente verdi. I video hanno una resa leggermente inferiore forse alle foto di giorno, abbiamo tantissimo rumore durante lo zoom, però nonostante questo si mantengono sufficienti con una buona cattura anche dell'audio. Ripeto, video demo che sto girando con il Meizu M3 Max. Il player musicale di Meizu è davvero molto ben fatto, abbiamo la possibilità di settare come preferito semplicemente cliccando sul cuore, e dal punto di vista invece della qualità l'audio è abbastanza alto, ma che rimane comunque pulito. Parliamo infine di batteria. Sono 4100 mAh di questo M3 Max, forse per via anche dello spessore contenuto, ma di certo mi sarei aspettata qualcosa in più sotto il profilo dell'autonomia. Innanzitutto ha raggiunto le 5 ore e un quarto di schermo acceso con luminosità automatica massima, e però c'è da tenere conto dei vari sistemi di risparmio energetico che si trovano nell'app sicurezza, ed è possibile quindi settare poi a proprio piacimento se limitare le prestazioni, disattivare le varie connessioni oppure tenere solo le chiamate e i messaggi standard. In questo modo potremmo sicuramente guadagnare di più in autonomia. Sicuramente non un dispositivo adatto a tutti, sia per le dimensioni oversize che per le pecche, gli accorgimenti software che vi ho detto, però da prendere con le pinze perché magari sono circoscritte al firmware che ho provato e saranno eliminate anche con un aggiornamento futuro. Però per questi due motivi non l'ho saputo apprezzare come faccio generalmente con i terminali Meizu, ma rimane tuttavia un dispositivo interessante sotto il profilo delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni rapportate al prezzo di vendita, che si aggira intorno ai 200 euro. Io vi ringrazio per l'attenzione. Per HD Blog, Francesca Lacorte, e il Meizu M3 Max praticamente grande quanto la mia faccia. Ciao.